Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio, un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina. La domenica è chiuso per il riposo settimanale. In queste dirette parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti. Oggi mettetevi comodi perché abbiamo davvero tanta roba di cui parlare. Credo che in questo momento sia partita la sigla. Nella versione extended di questo video, dove carico generalmente poi materiale addendum, quindi foto, video e quant'altro. Ma allora, di cosa iniziare a chiacchierare? Oggi lunedì 15 gennaio 2024, di materiale ce n'è davvero tantissimo. Da cosa iniziare? Potrei iniziare da Via Dito Sacramento, potrei iniziare dalle buche, potrei iniziare dalla spazzatura, invece inizio da Via Mineo. Via Mineo, allora sappiate che il mio post di qualche giorno fa ha creato un certo malcontento. Ho scritto semplicemente: mi piacerebbe vedere, osservare, leggere il parere della questura, il nulla osta della questura in merito alla variazione del senso di marcia. Perché ho scritto questo? Perché fonti mie interne alla questura di Siracusa mi avevano detto il cambiamento della pista ciclabile e del senso delle marce, scusatemi, non si può fare per motivi di sicurezza pubblica. Io questa cosa l'ho scritta. Il caro assessore, non mi ricordo come si chiama, non me ne voglia male, secondo me stamattina dovrebbe rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità. Ma facciamo un passo indietro. Via Mineo è un'arteria dove molti anni fa mi sono imbattuto per una certa sua riqualificazione, quindi non sono nuovo a occuparmi di Via Mineo. All'epoca chiesimo e ottenemmo un rifacimento del manto stradale. Il comune di Siracusa spese 50.000 euro per fare 50 metri di strada. Vabbè, l'hanno fatto bene o l'hanno fatto male, questo non ha importanza, non sta a me giudicare. A un certo punto questa via Mineo divenne strada importantissima, fondamentale nel assetto del sistema delle piste ciclabili in questa città, perché dovrebbe servire per asse di collegamento tra Santa Panagia e Scala Greca. I nostri impavidi eroi, i nostri impavidi amministratori si sono dimenticati per una particolarità: la sicurezza pubblica, perché lì all'angolo insiste la questura di Siracusa, che non è perché capriccio di Salvo Russo. La questura di Siracusa fa un lavoro H24, 365 giorni l'anno, di incolumità pubblica, e non può giocherellare con le manie del sindaco, con le manie dell'assessore, no? È ovvio che pone dei pareri. E allora, prima di impiantare una pista ciclabile larga 2,5 metri col cordolo in cemento, l'impavido assessore ha fatto richiesta di parere alla questura di Siracusa? Io qui non so darvi risposta e non voglio darvi risposta, ma ripeto, mi aspetto stamattina le dimissioni dell'assessore, perché se è vero quello che mi giunge come notizia, che la questura di Siracusa ha detto che cacchio state facendo, quella pista ciclabile lì va smantellata, perché quantomeno va rifatto il doppio senso di marcia.
Poi la pista ciclabile non so se potranno continuare a farla, se la faranno finta di quelle che sono scritte a terra con le freccette, con la bici disegnata o tutte queste fesserie qui, ma c'è un evidente danno erariale, se già sono stati spesi soldi, sono state liquidate fatture, compensi e quant'altro. Quindi ripeto per la quarta volta o terza che sia, non ha importanza. Io stamattina mi aspetto che l'assessore rassegni le dimissioni. Poi che ci sia danno erariale, io se fossi uno degli avvocati giuristi di questa città scriverei alla Corte dei Conti, perché cioè, è un evidente danno erariale nel momento in cui sono state impiantate piste ciclabili con dei corduli in cemento laddove non dovevano essere piantate. Perché tutto questo ha fatto scalpore? Perché in varie dirette che ho fatto nei giorni scorsi l'ho detta sta cosa. Ma l'avete chiesto il parere alla questura? E la questura che cosa vi ha detto? Nelle prossime ore, giorni, settimane, l'ardua decisione. Ma secondo me quella pista ciclabile lì ha le ore contate. Vabbè, magari mi sbaglierò, ma io generalmente quando parlo... Via Lido Sacramento! Ieri non è stata una bella giornata per il Comune di Siracusa nella persona del sindaco, perché dopo quasi 3 anni, anche qui purtroppo c'è il mio zampino, non tutti sanno che 3 anni e mezzo fa circa io scrissi al gestore del servizio idrico in città dicendo: caro gestore, allegando le foto, questa è la situazione in via Lido Sacramento, lungo la tratta dell'acquedotto, non so che sia fogna, acqua pulita, acqua bianca, non ne ho idea, vedete queste evidenti striature nell'asfalto, c'è un cedimento in corso. Funesto fu il pensiero, nel giro di pochi mesi via Lido Sacramento è stato interrotto. In 3 anni l'attuale, ma anche la precedente amministrazione, poco o nulla hanno ottenuto, fatto. Se non che ieri, finalmente, dopo 3 anni di nulla cosmico, l'amministrazione ha dichiarato che da oggi partono i lavori. Mi viene da ridere, perché via Lido Sacramento, in una città a vocazione turistica, dovrebbe essere una delle arterie a maggiore respiro in questa città, e invece l'amministrazione se ne è totalmente bip. O continueremo ad osservare. Andiamo avanti. Latomie Cappuccini, una cosa di cui mi sono occupato molto poco, in verità, perché non lo so, non mi ha mai convinto come argomento, non ho mai avuto nessun tipo di interesse per quell'area lì, sono stato una delle persone che ho posto obiezione alla realizzazione di un ascensore, semplicemente perché non c'è motivo di esistere là un ascensore, come non ha un motivo di esistere un ascensore anche là in Ortigia, dove c'è lo slargo Redusa. Boh. Cosa succede? Succede che ieri è stata riaperta alla usufruzione della Domenica Cappuccini per recuperare la giornata di domenica scorsa, che l'evento era saltato. Ora io qua avanzo dei dubbi, delle perplessità. Il Comune di Siracusa ha speso non indifferentemente soldi pubblici. La gestione di questa Latomia Cappuccini, come verrà espletata? Il Comune in house credo non possa fare pressoché nulla, non credo che abbia le risorse per gestirla in autonomia, non abbia il personale. Mi opporrò in ogni sede a un affidamento diretto. Noi come Comitato Attivisti Siracusani siamo un'associazione che abbiamo tutti i requisiti per poterla eventualmente gestire, per cui molto probabilmente parteciperemo a un bando pubblico qualora il Comune di Siracusa decidesse di dare un affidamento pubblico appunto a mezzo bando. Ripeto, non consentiremo assolutamente che, noi siamo bravi a uscire le carte quando servono, non consentiremo un affidamento diretto e soldi pubblici sperperati verso nessuno, per cui se c'è da fare
un bando pubblico, noi ci siamo. Se c'è da fare un affidamento diretto ve lo potete dimenticare, a meno che, e qua vengo alla proposta all'amministrazione comunale, si crei un ATI, un'associazione temporanea di imprese che si occupi della gestione. Ovvero, se il Comune di Siracusa dice non abbiamo la possibilità di fare un bando pubblico, non abbiamo la possibilità di gestirla in house, noi come Comitato Artisti Siracusani siamo pronti a realizzare un raggruppamento di altre associazioni che si occupi della gestione del sito e della rendicontazione. Quindi noi ci siamo. Non permetteremo, lo ripeto per la quarta volta, così nessuno potrà dire che non l'ha detto Salvo Russo, perché sembra lo dice Salvo Russo. Non permetteremo affidamenti diretti ad amici o amici degli amici, ma questo già era scontato. Via, noi ci siamo. Allora, buche stradali. Ieri ho fatto un post su Facebook, sì, su Facebook. Una delle mie fonti mi ha avvisato che in Ortigia stavano una squadra di pronto intervento, di quelle a pagamento, non quelle nostre del volontariato civico, stava intervenendo tra le migliaia di buche aperte nelle ultime settimane a causa del maltempo e quant'altro, stava intervenendo su delle piastrelle nella parte bassa della Porta Marina, mentre nella parte alta, via Ruggero VII, ricorderete giugno dello scorso anno, vennero fatte in fretta e furia perché era in campagna elettorale, venne riasfaltata la strada, salvo che si sono dimenticati che su quella strada non va messo l'asfalto, bensì vanno rimesse le basule. È stato ieri applicato del bitume sulle basule, una cosa che in verità non si dovrebbe poter fare. Ricordo che nel nostro protocollo d'intesa con il Comune di Siracusa, col protocollo Tappami, che l'attuale ma anche l'uscente sindaco bloccò, senza mai dare nessuna motivazione valida, che ve la dico io, è antipatia personale, perché è una persona molto rancorosa, nel protocollo c'era proprio scritto, o se non c'era scritto era esigenza della mobilità e trasporti di allora, che nessun intervento dove poteva mai essere fatto su basole. Primo tra tutti il fatto che serve il parere positivo della sovrintendenza dei beni culturali. Le basole hanno un valore storico-culturale enorme e comunque sia tutto quello che si fa in Ortigia è soggetto a sovrintendenza, parere. Mi piacerebbe leggere il parere positivo a mettere bitume sulle basole presenti in Ortigia. Proprio questo io lo vorrei, ieri l'ho scritto e lo vorrei vedere. Nel frattempo ho colto la palla al balzo per chiedere a che punto sono i lavori. Per via Ruggero VII hanno messo l'asfalto, hanno pagato i lavori per finiti, ma io ancora là vedo l'asfalto, non vedo le basole. Eppure ci fu la dichiarazione del sindaco, allora in campagna elettorale, ripavimenteremo con il materiale precedente o ancora con materiale, ma non ci sarà asfalto, ci saranno le basole. Se erano di coccio, se erano di argilla, di cemento, di lava, io non ne ho idea, non mi interessa, ma servono le basole. E caro sindaco di Siracusa, la tua è stata un annuncio mendace. Ci fu anche il parere ostativo della sovrintendenza, che mi piacerebbe coinvolgere, tirare in ballo, anche se la sovrintendenza non si dirà mai per la giacchina. Là vanno messe le basole. Quando le mettete le basole? Anche perché c'è l'ordinanza. L'ordinanza sindacale dell'epoca che annunciava questi lavori, a un certo punto, proprio riporta scritto, che se i lavori non verranno completati, la ditta dovrà mettere l'asfalto in attesa di poter completare i lavori. Ma adesso sono passati 8 mesi, 9 mesi. Ve lo dice solo Salvo Russo tutto questo, perché al resto non gliene può fregare di meno, alla politica, al consiglio comunale, consiglieri comunali, maggioranza, opposizione. Non c'è nulla in questa città. La politica è un grande castello di carta, che però purtroppo poi a un certo punto cade su se stessa.
Bah, vedremo un pochettino. 0845, codice estrazione di oggi. Si vincerà questa sera alle 20:15 un buono Amazon da 10 euro ogni lunedì sera, quando è possibile, che al limite rinviamo, anticipiamo. Faccio sempre un'estrazione sul mio canale Telegram, offerte e opportunità di Salvo Russo. Potete poi rivederla in diretta, potete vederla in diretta appunto sul mio canale Telegram, oppure rivederla sul mio blog salvorusso.it/ep, dove troverete appunto le dirette conservate. Bene, allora me ne vado a lavorare. Sì, vi ho detto anche di raccolta differenziata. Io ancora non ho ricevuto nessuna risposta da parte del gestore Tecla. Ci sono in ballo una dozzina di persone che sono in attesa di ricevere mastelli, carellati, specialmente degli spalci. Ma adesso stiamo parlando di mesi, anche qui, giugno, luglio dello scorso anno. Attendiamo ancora un paio di giorni, dopodiché ci muoviamo legalmente. Duole per gli amici di Tegra, però i cittadini vanno rispettati, specialmente quelli che pagano l'Atari. Io non dico vanno tutti rispettati, ma quelli che pagano l'Atari, quantomeno un occhio di riguardo. Va bene, me ne vado a lavorare. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao.